Allora, scusate questa faccia di cacchio, ma veramente fa un caldo bestia e non riuscirò a truccarmi. Vi faccio vedere i nuovi arrivi che ho ricevuto, che ho comprato su un sito inglese. Praticamente ho comprato Norvina, la palette di Anastasia Beverly Hills. Praticamente ho aspettato a fare il video perché ne ho due. Allora, una è già aperta, vi faccio vedere questa. Questa mi è arrivata intera, questa mi è arrivata rotta, nel senso che è stato il primo ordine che ho fatto e mi è arrivata con gli ombretti, i più belli poi, tra l'altro, guardate, sbriciolati. Questo, 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 il rosa, guardate com'è. Era per me anche questo qua, guardate, per me è stata una partita difettosa. Infatti Anastasia Beverly Hills, il sito, ha voluto la foto della palette con di fianco la fattura e me ne ha rispedita subito un'altra. L'altra è integra, è tutta intera, quindi è a posto. Sono stati gentili perché non hanno voluto che gli rimandassi questa, me l'hanno lasciata, quindi ne ho due. Ne ho due e ciao, ne. E niente, cosa dire? Allora, siccome che fa troppo caldo, dentro anche il suo pennello. Sinceramente, a me questi pennelli che mettono nelle palette non piacciono più di tanto, anzi, non mi piacciono proprio, quindi non li uso mai, sinceramente. E anche se è di Urban Decay piuttosto che di Anastasia, non mi piacciono, ecco. Niente, cosa dire? Allora, parliamo di questa palette. Questa palette è un cruelty free, è vegana. Ha un PAO dall'apertura di 18 mesi. Il pack primario, il pack secondario, scusate, è fatto in una scatola viola con la scritta Norvina in bianco e Anastasia Beverly Hills in oro rosa. E dietro ha tutte le sue, ha i colori con tutti gli ingredienti e tutte le sue caratteristiche. Invece il pack primario è fatto di vellutino viola con una scritta bianca, appunto Anastasia Beverly Hills in oro rosa, e dietro troviamo il PAO dall'apertura, abbiamo cruelty free, vegan, eccetera eccetera. Allora, cosa dire di questa palette? Io non l'ho ancora swatchata, adesso faremo insieme gli swatch e non l'ho neanche provata sugli occhi, sinceramente, perché non sapevo se questa la potevo ridare, cioè la dovevo ridare indietro se me la lasciavano. E poi comunque con questo caldo, sinceramente, ragazzi, io non so, non riesco, purtroppo non riesco. E quindi adesso vi faccio gli swatch sulla mano. Questo pack, diciamo che è molto bello, molto fine, mi piace veramente tanto, ma è molto sporchevole. Non so dove l'ho appoggiata, guardate, è già sporca. L'ho appoggiata qua sul tavolo pulito, è già sporca. Quindi, allora, adesso faremo gli swatch e niente, vi faccio vedere gli swatch della prima fila e poi facciamo la prima fila e poi facciamo la seconda fila. Allora, eccoci con gli swatch. Il primo in alto a destra si chiama Dreamer, è un color champagne shimmer. Il secondo si chiama Summer, è più su un bronzo, sempre shimmer, bellissimo, molto bello, mi piace un sacco, con delle riflessature oro. Il terzo si chiama Wild Child, è un rosa molto, a me piacciono un sacco questi colori, questo rosa è stupendo, spettacolo. E poi abbiamo Rose Gold, però un Rose Gold più scuro degli altri Rose Gold, nel senso non è chiarissimo, è molto molto bello, mi piace veramente un sacco. E poi abbiamo Celestial, questo viola bellissimo, a me piacciono tutti questi. Celestial è un bellissimo viola, veramente. Poi abbiamo Dazzling, che è anche questo un bronzo con dentro un po' di rosa, vedete? E poi infine abbiamo Drama, che è un viola con dentro delle riflessature, sembrano marroni, a vederle così, rosa marroni. Sono dei colori tutti, questi qua sono tutti metallizzati, shimmer. Sono molto molto belli, a me piacciono veramente un sacco. Adesso partiamo con la parte matte. Ecco
Eccoci con la parte matte, la prima in alto, non so se ecco se lo mette a fuoco, si chiama beige, è un color panna che va bene per l'arcata sopraccigliare. Il secondo colore si chiama soul, è un viola glicine, ha un colore strano, molto abbastanza scuretto. Il secondo colore si chiama incense, questo marrone particolarissimo. Poi abbiamo Love, che è questo rosa un po' scuro, molto bello, mi piacciono tutti. Poi abbiamo Volatile, che è questo color, sembra tipo un tortora, sì, sembra tipo un tortora. Poi abbiamo Eccentric, che è un bellissimo terracotta. E poi abbiamo Passion, che è questo prugna molto bello, sì, è un prugna, borgogna, un borgogna più che un prugna, ecco. Cosa dire, ragazze, di questa palette? Allora, questa palette è veramente molto pigmentata, tutti i colori sono pigmentatissimi. Allora, dicevo che tutti i colori della palette di Anastasia Beverly Hills sono molto pigmentati subito dalla prima passata. Se volete un colore più pieno farete due passate, ma sinceramente sono abbastanza pigmentati, sono molto belli, a me piacciono tantissimo. Avete visto i colori, la scrivenza, la burrosità, soprattutto di quelli della prima fila qua in alto, quelli shimmer metallizzati hanno una burrosità da paura, invece questi qua matte sono leggermente meno burrosi, però appunto per il fatto che sono matte. Quindi cosa dire, ragazze, secondo me questa è una bellissima palette da avere, è molto originale, i colori sono molto belli, molto pigmentati, scriventissimi. E niente, ragazze, spero di esservi stata utile nella descrizione. Io non sono molto brava nella descrizione della palette e dei colori, scusatemi se non faccio un make up con voi, ma veramente fa troppo caldo. Avremo tempo dopo le vacanze di fare un sacco di video, sto aspettando tanti prodottini ancora da farvi vedere e poi da mostrarvi all'opera. Quindi, ragazze, se siete indecise se prenderla o aspettate Sephora il 7 agosto, mi sembra, o se no, mi sembra che è il 7 agosto, o se no potete comprarla, reperirla sul sito Anastasia Beverly Hills UK. Magari vi lascio giù sotto nell'info box il link se volete appunto andare a vedere questa palette. Comunque ricordatevi che se vi arriva per caso rotta basta mandargli una foto con la fattura, non buttate via la fattura, fate una foto alla palette vicino alla fattura, la mandate, gli mandate l'email al sito e vi rimanderanno una palette nuova, almeno a me è successo così. Quindi, ragazze, io spero di esservi stata utile, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanellina, condividete i miei video, mi raccomando, e iscrivetevi al mio gruppo Facebook, vi lascio i link, tutti i link, giù sotto nell'info box. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao mie cappine!